È cominciato tutto con molta paura, paura perché ci siamo ritrovati innanzi ad una situazione per noi completamente nuova, alla quale non eravamo preparati, anche psicologicamente. Una paura che si è accresciuta per le esperienze dei nostri colleghi del nord che si sono trovati davvero in reale difficoltà. Questa paura, tuttavia, presto è stata rimpiazzata dalla voglia di fare e di aiutare, grazie anche all'impegno della nostra azienda che, nonostante le difficoltà, sin da subito ci ha fornito i dispositivi di protezione individuale idonei a poter lavorare in completa sicurezza. E grazie anche al profuso lavoro, svolto anche con molto amore da parte del nostro coordinatore infermieristico del reparto, che ha creato dei percorsi, di pulito e di sporco, e anche come una mamma, insomma, è stata con noi sotto tutti i punti di vista. Il nostro lavoro è stato completamente rivoluzionato perché sono stati implementati nuovi protocolli, anche di approccio nei confronti del paziente, cercando di mantenere quanto più possibile anche la distanza sociale di sicurezza. E secondo me l'assistenza comunque ne ha risentito, perché è venuto a mancare quel contatto fisico che era proprio della nostra professione. Perché noi da sempre, anche empaticamente, cerchiamo di entrare nelle grazie dei nostri pazienti, di abbracciarli, di confortarli, e questo purtroppo non è stato possibile. Ci auspichiamo che questa situazione possa rientrare quanto prima, si possa insomma ritornare a lavorare come facevamo sempre, abbracciando i nostri pazienti e coccolandoci tutti un po' di più. Ho cercato di mantenere chiaramente le distanze anche con tutta la mia famiglia. Non vedo i miei genitori da 2 mesi, perché sono dei genitori anziani e che potrebbero quindi essere fortemente a rischio. Nella mia vita privata non vedo più gli amici da 2 mesi, insomma, cerco anche nella vita privata di mantenere quanto più possibile le distanze e adottare tutte le precauzioni per evitare di essere un'untrice eventualmente per la comunità.